Mister, forse la partita una delle migliori quando ti hai giocato, al di là del gol fatto negli ultimi minuti. È stata una bella prestazione, anche il primo tempo quando eravamo in parità numerica, la squadra ha giocato bene, sono contento perché fin dal primo minuto abbiamo posto il nostro gioco. Già, credo che il loro portiere è stato molto bravo anche nella prima frazione di gioco. Noi abbiamo fatto girare palla bene, abbiamo sfruttato l'ampiezza del nostro campo, anche se abbiamo fatto gol sul calcio da fermo, credo che abbiamo creato molte occasioni, sia una vittoria meritata, anche se loro poi è una squadra di buoni giocatori, lo hanno dimostrato anche oggi, sono rimasti in 10, si sono difesi con ordine, anche se noi in alcune situazioni siamo stati veramente arrembanti, per cui sono contento della vittoria, una buona prestazione, andiamo avanti. Oggi proprio avete dato l'impressione di essere arrembanti, di schiacciare l'avversario, una delle più belle partite che avete fatto. Il gruppo è solido, chiaramente ha una sua consapevolezza in questo momento. Dobbiamo continuare a allenarci perché e a giocare bene perché il campionato è ancora molto lungo e abbiamo tante partite da fare e noi dobbiamo sempre farci trovare pronti in qualsiasi situazione, per cui è un campionato in cui le situazioni cambiano. Oggi si gioca a Rocco, domenica andiamo a Vigonza dove troviamo un ambiente del tutto diverso, per cui bisogna essere bravi anche ad adattarsi a tutte le situazioni che andiamo a trovare. Oggi lo abbiamo fatto bene, sapevamo che loro, una squadra che quando si chiude poi non è neanche facile da superare, non hanno preso molti gol. Il fatto di aver creato diverse situazioni per noi è un fatto positivo. Ti sembrava a un certo punto quasi avevi paura che fosse quelle partite stregate che da Sono fuori. partite che poi effettivamente bisogna dar merito anche al loro portiere, che è stato veramente eccezionale in tante situazioni. Noi abbiamo provato anche a cambiare qualcosa al secondo tempo e chi è entrato ha fatto il suo dovere e ha fatto bene. Siamo riusciti a schiacciarli ancora di più, a crearci anche questo calcio da fermo al limite dell'area di rigore che poi è risultato decisivo, ma credo che abbiamo avuto tutte le situazioni per fare gol. Poi è normale, si vuole fare gol, a volte c'è più facilità, altre meno. In questo sistema che sta funzionando benissimo, questi uomini, può ritagliarsi come nelle ultime due partite Serafini un ruolo così da Specialista. Serafini è un titolare a tutti gli effetti di questa squadra qui, così come anche Marchiori. Per cui noi abbiamo la possibilità e abbiamo il dovere anche di scegliere determinate situazioni all'inizio partita, però io so che la professionalità di questi giocatori è per questo che sono qua, nel senso è per questo che loro sono qua e c'è la massima fiducia in tutti quanti. Poi è normale che all'inizio della gara bisogna fare delle scelte e bisogna farle, bisogna farle in ogni situazione, ecco, però credo che la dimostrazione è che chi entra poi veramente fa bene. Oggi Matteo è entrato, ha sfiorato il gol in due o tre occasioni, vuol dire che si è fatto trovare pronto anche lui ed è di grande aiuto in ogni situazione a questa squadra. Così come anche Alberto che oggi è rimasto fuori, ma non dimentichiamoci che domenica ha giocato e ha fatto gol. Per cui sono ragazzi che per noi averli in campo e averli anche a volte in panchina è anche un lusso. Ecco. Meduri, beh, scusa. Volevo fare la stessa domanda, si è inserito bene Meduri, dico. Meduri è un ragazzo che ha grande visione di gioco, è un ragazzo che si è inserito bene nel gruppo, ha portato equilibrio all'interno della squadra, credo che insomma, sia un acquisto importante Anche per noi. condizione è già abbastanza. Speriamo di recuperare presto anche Lorenzo Cecchi, perché è un ragazzo che ci può fare ancora molto comodo, ci può fare comodo perché sono ragazzi che hanno tecniche e hanno capacità di gestire il gioco, per cui più ne abbiamo meglio è. Senti, mister, prossima domenica giocate contro la Vigontina. Sì. Oggi avete sfruttato bene, come hai detto tu, l'ambienza del campo, eccetera. Non temi il loro campo molto stretto, quindi per voi magari a livello proprio di gioco potrebbe presentare delle difficoltà enormi? Difficoltà enormi, delle difficoltà sì, enormi mi sembra una parola un No, po' grossa. perché il campo è No, piccolo, hai capito? lo so, però è normale che sono difficoltà da affrontare. Poi vedremo in settimana come disporci sul campo e come anche adattarci a questa nuova situazione. È normale che noi dobbiamo in ogni situazione non solo adattarci ma anche migliorarci.
per cui lo conosciamo, già il fatto che sappiamo dove andiamo a giocare è già un punto di vantaggio, ecco. Se andassimo là senza saperlo e non ci preparassimo, allora avremmo fatto un errore. Però domenica noi andremo a Vigonza innanzitutto con lo spirito che abbiamo avuto in queste partite, che credo che al di là delle condizioni in cui andiamo a giocare sia la cosa migliore. Quello che ho visto nelle ultime partite a livello proprio di squadra, a livello di impegno personale e collettivo, credo che sia la base per costruire il futuro. Ecco. Perfetto, io sono a posto, ti ringrazio.